Ciao a tutti e bentornati al mio canale. Oggi finalmente con un video di Top and Flop. Mi scuso dove sto adesso, però questo era l'unico posto in cui potevo registrare, visto che fa caldo, se mi metto davanti alla finestra muoio di caldo. Quindi anche se a me piace il caldo, non mi piace l'afa e oggi è una giornata afosa. Inizio subito perché mi sto sciogliendo. Allora, la prima cosa che vorrei farvi vedere è questo qua. Una crema solare per bambini. Sto utilizzando sul viso. L'inci, diciamo, è un po' così, c'è qualche cosa sintetica, però non è cattivo. E mi sembra che l'ho pagato intorno a 4 euro. L'unica cosa che non mi piace è che è molto unto, ti lascia una cia unta per mentre si assorbe, però penso che questo sia normale. Quindi questo, diciamo che né sì né no, non è un top ma nemmeno è un flop. Ho comprato questo, a me in pratica piace avere queste confezioni così dentro la mia borsa. Mi piace un sacco davvero, lo uso sempre anche con una piccola goccia e le mani sono pulite e non mi rimane l'odore a lungo, che è una cosa che io detesto di questi igienizzanti. E Lidl si è uscito adesso con uno scaffale con tutte le confezioni mini, se non erro c'è delle cremine, tutte così. Queste sono 50 ml, penso che l'avrò pagato intorno all'euro. Questo per me è un top. L'anno scorso, quando è uscita la Sienna Tour, ho comprato il contorno occhi alla rosa canina e diciamo che non mi piaceva perché sentivo che mi tirava la pelle. Poi il Lidl si è uscita con questo, che sarebbe già fisso, quindi lo possiamo trovare. L'unica cosa che mi dà fastidio è l'odore, un odore un po' particolare, però poi scompare l'odore. Se state vedendo il mio tatuaggio, non è vero, di quelli che si tolgono con l'acqua. Non ho tatuaggi per adesso. Quindi per me questo è un top. Sento che mi sgonfia le occhiaie, soprattutto io che ho problemi per dormire a volte, quindi me lo metto la sera, a volte anche la mattina, e mi sto trovando bene, quindi lo consiglio. Ho preso questo eyeliner a Essence che doveva essere waterproof. Sinceramente sono rimasta male, fa schifo. La punta ce l'ha in quelle punte che sono, diciamo, come una gomma, no, come una spugnetta. Fa il traso, è orribile. Il peggio di questo è che mi trovo i pezzettini, questo perché come che si spella tutto, mi trovo qua sotto con dei piccolini pezzettini, e questo per me è un flop. Ragazzi, non compratelo per nulla, questi sono 2-3 euro buttati e niente, fa schifo, waterproof non è. Questo l'ho scelto perché era uno che aveva l'inci migliori, per dire così, ma non mi è piaciuto, quindi bocciato. E una settimana fa, quasi due, è uscita una rivista con dentro un piccolo omaggio che sarebbe un mascara. Sono andata a prenderlo al costo di 1,50 euro, mi sono trovata questo. Eccolo qui, è una confezione mini, è un ml, troppo piccolo. L'unica cosa che mi è piaciuta di questo è che c'ha lo scovolino. È più grande lo scovolino che il mascara, vedete? Lo scovolino mi è piaciuto molto perché fa il volume alle ciglia. L'unica cosa negativa che ho trovato è che dopo 2-3 ore mi trovo tutta macchiata, allora per questo lo boccio. Io non so se voi lo avete utilizzato, se per caso lo avete anche voi comprato, ditemi qua sotto come vi trovate, perché su Instagram è stato, diciamo, un boom di tantissime ragazze che lo avevano preso e che le stanno parlando bene. Io sinceramente mi sono trovata male. Riguardo al volume, fa il suo lavoro, però poi dopo la durata non mi è piaciuto. Sinceramente mi aspettavo di meglio, quindi questo lo boccio, non va bene.
Adesso vorrei parlare dei deodoranti. Qua vi lascio un link a un video dove ho parlato dei deodoranti senza sale d'alluminio, dove ho parlato di come mi sono trovata con la lume di potassio. Però poi dopo un tempo, dopo diciamo 4-5 mesi che ho utilizzato la lume di rocca, la lume di potassio, ho iniziato a avere problemi soltanto su una cella, quindi non mi reggeva dopo 2-3 ore. E sentivo l'odore di sudore e questa cosa mi ha dato molto molto fastidio. Sono andata alla ricerca di un buon deodorante senza sale d'alluminio che facesse il caso mio. Allora, su internet ho trovato, sempre su Instagram, io sono molto attiva su Instagram, quindi potete cercarmi anche lì. Una delle pagine che seguivo, la ragazza stava parlando di questo senza sale d'alluminio al costo di 1,30€ se non erro. L'ho comprato subito e diciamo che per un mesetto l'ho adorato. L'unica cosa è che l'odore è forte qui. Dopo un mese che è successo? Dopo 2 ore, niente, non mi faceva più effetto, quindi purtroppo penso che non arriva nemmeno alla metà. Ce l'ho lì ogni tanto, una volta alla settimana, se sto qua a casa o fare un giro qua vicino, lo metto soltanto per utilizzarlo. Come l'inci, per quello che ho indagato su internet, ha un inci buono. Magari le ragazze che non hanno problemi di sudorazione come me, io ho una cella che davvero già non so più che fare, però mi ha dato sempre problemi, sempre su quella cella lì, l'altra no, quindi ho dovuto cambiare. Un giorno, in preda alla disperazione, sono andata ad Acqua e Sapone e mi sono trovata davanti questo qua. Qui, Neutro Rovers, anche lui senza sale d'alluminio. Lo avrò pagato intorno a 3 euro, 2 euro qualcosa. Per questo deodorante qua non ho nemmeno guardato l'inci, so che il primo ingrediente è l'alcol e ho lasciato stare perché sinceramente non potevo stare più così, sempre a trovarmi con il fastidio di questa cella. Allora, che è successo? Durante, diciamo come al solito, durante le prime settimane mi andava benissimo, mi reggeva 7-8 ore, però adesso da qualche settimana, già dopo 3-4 ore, non mi regge su questa cella. Quindi che faccio io? Lo metto in borsa, se so che devo stare fuori, mi metto in borsa e mi devo fare il secondo ritocco. Per adesso non è un flop, ma nemmeno è un top, anche questo, quindi né sì né no. Ma continuerò alla ricerca di deodoranti senza sale d'alluminio se per caso voi ne avete uno che vi state trovando bene, per cortesia fatemelo sapere, anch'io mi piacerebbe molto molto provarlo per anche dire la mia. Sempre come regalo di una rivista, non ricordo se era una rivista anche uscito, in pratica uno shampoo fortificante con l'estratto di avena, senza parabeni, senza schifezze, ha un odore gradevole, mi piace molto molto e lo sto utilizzando diciamo quasi tutti i giorni. Io ieri sera ho lavato i capelli puliti, vedete, brillanti come brillano loro. Mi sto trovando bene, io spero che dopo un mesetto ancora mi trovi bene. Per cortesia, ragazze, ditemi dove lo posso trovare. So che posso fare una ricerca veloce su internet, però magari in qualche negozio. Allora, alcune ragazze si sono trovate malissimo con questo perché secca molto la cute. Quindi io vendo i capelli grassi, per me va bene. Quindi per me, per adesso, è un top. Ditemi voi. State trovando, io sinceramente mi sto trovando benissimo, vedete i miei capelli. Ok, siamo in estate, ci sono le zanzare dappertutto e questo l'ho comprato ad Acqua e Sapone. In pratica sarebbe di quei braccialetti lì che hanno questo odore molto, molto particolare per non far avvicinare le zanzare. Adesso non mi viene in mente il termine, eccolo qua. Allora, lì nella confezione la marca ve la scrivo qua perché adesso non mi viene in mente e non c'è scritto niente da dove proviene, però è fatto qua in Italia, è ipoallergenico. Questo per i bimbi l'ho pagato 1 euro, se ne c'è anche per 3 settimane e avevo io questo odore. Sono passate 3 settimane e l'odore è molto 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 leggero, non si sente. La prima, diciamo i primi giorni, era una cosa che si sentiva a 10 km di distanza l'odore di questo qua, è passato, però poi dopo è rimasto un braccialetto carino per andare l'estate con lui. Per me questo, lamentandolo, lamento, però per me questo è un flop perché davvero non trattiene, non è come dici lì che 3 settimane ti dura, no, già ormai sono passate 3 settimane e rimane poco poco l'odore, citronella si chiama. Però poi dopo mi rimane un piccolo souvenir.
Ragazze, ho finito per adesso, questi sono tutti i prodottini che ho provato questi giorni. Datemi sotto nei commenti quale di questi prodotti voi avete utilizzato, quale mi potete consigliare. Magari sono io che sto utilizzando le cose sbagliate o magari sono io che non mi va bene niente. Vi mando tanti besitos e al prossimo video. Ciao!